Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti in Road to Forum PA 2020, il nostro percorso di incontro e di confronto sui temi dell'innovazione, dell'innovazione intesa in tutto campo, a tutto campo, nella pubblica amministrazione italiana. L'ospite di oggi è un'altra persona impegnata, diciamo così, sul fronte del cambiamento di una grande città. Parliamo di Roma Capitale e parliamo di Raffaele Guerreri, la cui qualifica esatta, la leggo per non sbagliare e per non fare gaffe, anche se lo conosco molto bene, è direttore trasformazione digitale e sviluppo economico urbano di Roma, evidentemente un ruolo centrale. Sigla e poi andiamo da lui. Allora, ve l'ho anticipato, Raffaele Guerreri, direttore trasformazione digitale e sviluppo economico urbano di Roma Capitale. Buongiorno Raffaele, come stai? Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti, molto bene. Quindi, per fortuna abbiamo trascorso in salute questa fase difficile. Speriamo di andare avanti così tutti con gli altri. Perché insomma non voglio violare la tua privacy, ma insomma il tuo curriculum è noto, tu non sei di Roma e hai vissuto anche un momento, diciamo così, di distanza, no? Perché Sì, raccontaci sono questo piccolo stato fatto personale, insomma, anch'io perché. costretto a, diciamo, operare in prima persona in smart working e in quella fase provare a guidare la messa in smart working di tutti gli altri, quindi è stata un'esperienza particolare. Perché viene da una città che è una Vengo da delle città più Brescia, colpite, infatti. sì, quindi diciamo, tornavo nei miei weekend e quindi uno di quegli ultimi sono rimasto un po' bloccato là per via poi del blocco degli spostamenti. Certo, però appunto hai lavorato in smart working. Come vi siete organizzati a Roma Capitale? Vai. Ma guarda, un po' diciamo come probabilmente tutti, le prime settimane sono state molto, diciamo, frenetiche e anche un po' non pianificate, però devo dire che grazie all'impegno e alla disponibilità di tutti siamo riusciti a mettere 8.000 persone, diciamo, in smart working e ovviamente abbiamo iniziato tutto un percorso, diciamo, di quello che noi chiamiamo portalizzazione degli applicativi, ovvero la possibilità di spostare man mano i gestionali, sia quelli di back office, attraverso, come dire, il sistema di accesso del portale, quindi con tutta l'autenticazione, e per consentire sempre di più ai dipendenti di essere più produttivi, diciamo, dalle loro postazioni remote. Abbiamo distribuito le VPN e altri strumenti analoghi in funzione, diciamo, della necessaria protezione, diciamo, o accesso anche per alcuni di quegli applicativi. E quindi, diciamo, poi si è aperto il fronte anche del sostegno alla parte politica, quindi per consentire sia la Giunta che l'Assemblea Capitolina di fare le proprie riunioni. Quindi abbiamo diciamo, attivato per loro la piattaforma diciamo, di videoconferenza e man mano anche con gli altri strumenti di collaboration necessari per gestire i file, lo streaming, poi abbiamo aggiunto il voto elettronico e poi c'è stata tutta la fase diciamo, Vabbè, Raffaele, però mi immagino che degli tutte applicativi. queste cose non le avete fatte in 30 giorni, erano cose che avete avviato, vi siete avvantaggiati di un percorso che avete avviato, suppongo. Sì, diciamo, sicuramente abbiamo sfruttato dei pezzi infrastrutturali già esistenti. Devo dirti che comunque c'è stata oggettivamente un'accelerazione rispetto ad alcune attività. In tutta franchezza, come penso sia capitato ad altri, se ci avessero chiesto prima, se saremmo stati in grado di fare in quei 2 mesi queste cose, forse la risposta razionale sarebbe stata no. Però ecco, c'è anche da dire che alcune difficoltà sono state superate, anche soprattutto quella parte giuridica amministrativa, dalle disposizioni, diciamo, urgenti governative che hanno rilassato alcuni di quei vincoli, quindi siamo riusciti a concentrarsi solo sulla parte tecnica. E poi probabilmente l'atteggiamento di disponibilità dei dipendenti nell'emergenza ha anche contribuito significativamente. C'è stato, perché insomma Roma Capitale è un grande comune, spesso diciamo così, anche vittima degli stereotipi diciamo, sul pubblico impiego, perché essendo grande, e quindi e invece mi confermi anche tu che c'è stata questa reazione, questa disponibilità a cambiare, questa disponibilità Sì, anche guarda, ad adattarci. se pensi solo anche al tema della connettività, noi ovviamente,
quegli 8.000 di cui ti citavo prima, abbiamo dovuto comunque contare diciamo, la dotazione anche personale del dipendente che ha messo a disposizione la propria connettività e i propri strumenti, altrimenti, diciamo, non saremmo stati in grado in un tempo così limitato di provvedere a forniture, attrezzature per tutti. Quindi già solo questo è stato un segno che ovviamente era stato motivato e sostenuto anche dalla straordinarietà del momento, dall'emergenza. Tant'è vero che, come dire, nel pensare adesso a un'attività, diciamo, più di pianificazione ordinaria, ovviamente molte di quelle scelte le stiamo ripensando perché in una ordinarietà vanno affrontate probabilmente diversamente. Certo, però un'ordinarietà che tutti dicono non sarà più come prima, perché voglio Esatto, dire, sì. Di perché tu, tra l'altro, appunto, ordinarietà mi riferivo tu proprio metti, allo in questo stato momento sei, a mio avviso, la persona che con la sua qualifica fa sintesi dei ragionamenti che stiamo facendo in questo momento. Tu sei direttore di trasformazione digitale e sviluppo economico urbano di Roma. Cioè, tu ti rendi conto che cosa significa per una città come Roma? Una città difficile, complessa, perché sappiamo benissimo che Roma è una città a struttura medievale, quindi voglio dire, difficilissima da governare nei suoi flussi. Cosa significa parlare di smart working quando abbiamo come stime, non parlo solo del Comune di Roma, parlo anche dei ministeri, evidentemente, perché Roma è inutile dirlo, ma lo dico, è ospite, ospita tutti i ministeri italiani, 400.000 dipendenti pubblici. Ora, 400.000 dipendenti pubblici, una stima, uno in più, uno in meno, ma insomma parliamo di questi numeri. L'amministra Dadoni dice almeno il 40% devono andare in smart working, che non è reclusione, è smart working, è lavoro agile, non è rimanere a casa 3 mesi perché non puoi più prendere il treno, è smart working. Suppongo che quindi state anche riflettendo su questo, cioè questo passaggio dal lavoro remoto a smart working, perché è anche un passaggio culturale. Però adesso poi ci torniamo dopo. Fermiamoci sulla parte urbana, perché tu sei appunto la sintesi di questo ragionamento. 400.000, il 40% di 400.000 fa 160.000. Cioè, voglio dire, possiamo vedere una città diversa, una città Sì. diversa. Che ragionamenti state facendo da questo punto di vista come comune? Che Guarda, riflessioni? anche noi, come dire, l'amministrazione sta valutando, appunto, superata l'emergenza, comunque di mantenere un po' questo investimento e, diciamo, questo anche benefici, perché in alcuni casi, secondo me, a parte, ripeto, un po' più la frenesia, la confusione, insomma, l'agitazione iniziale, poi pian piano, ovviamente, le persone, la struttura hanno avuto il modo di usare anche un po' meglio gli strumenti e in alcuni casi, secondo me, piano piano emerge il vero vantaggio dello smart working, che peraltro, come hai anticipato tu, nella sua accezione più completa, non è neanche esattamente quello che abbiamo vissuto, no? Quanti può essere molto più ricco, molto più, diciamo, efficace. E quindi, poiché l'amministrazione vuole restare su un 30% circa, stiamo cominciando a ragionare come, diciamo, poter gestire organizzativamente questo cambiamento, andando soprattutto anche a sostenere, come dire, l'aspetto formativo delle posizioni, diciamo, organizzative, e le chiamo così, sia quelle proprio da un punto di vista amministrativo-giuridico, ma in generale, dicevo, da tutti quei profili che hanno dei compiti organizzativi all'interno, per cui devono, come dire, maggiormente avere una consapevolezza di quali strumenti esistano, di quali potenzialità attraverso le tecnologie stesse per ottenere il meglio da gruppi di lavoro che saranno in parte in ufficio, in parte, come dire, in smart working e anche magari con dei meccanismi di rotazione. E quindi c'è tutto un processo, secondo me, formativo, barra culturale, che va un po' rafforzato, consolidato e che stiamo cercando di, diciamo, di avviare proprio in questi giorni. Proprio nei giorni scorsi abbiamo iniziato un momento, come dire, dedicato proprio alle PO e ai dirigenti, perché se vogliamo che questo 30% si trasformi, come dire, non, come dire, in una vera e propria produttività, dobbiamo mettere in pista queste cose, non solo, come dire, il consolidamento delle infrastrutture e delle strumentazioni digitali. Però Roma non è solo pubblica amministrazione, Roma ha anche bisogno appunto di ritrovare una sua vitalità economica. Io ho visto un articolo che peraltro è scritto per noi del piano di innovazione economica urbana di Roma Capitale, lì l'obiettivo è andare anche diciamo così, a un po'
di sviluppare il concetto, anche voi non usate queste parole, ma le uso io, il concetto di città come piattaforma, cioè comunque come piattaforma abilitante, e quindi abilitante per coloro che ci lavorano, che ci vivono, ci vogliono fare business. E quali sono gli elementi essenziali? Ovviamente il piano, suppongo, anzi sì, lo do per scontato, era stato pensato pre-Covid, quindi di che cosa si arricchisce quel ragionamento in questo momento? Per inciso, la tua definizione città come piattaforma in realtà è anche ripresa in una delibera, diciamo, dell'Assemblea Capitolina che proprio traccia un percorso agganciandolo al piano triennale dell'ICT, cioè proprio individuandone come le piattaforme come uno strumento chiave anche di ridisegno organizzativo proprio della città. Comunque, per venire più esattamente alla tua domanda, quel percorso era iniziato all'interno dell'assessorato di Carlo Caffarotti con l'obiettivo di sviluppare un po' questo piano strategico di sviluppo della città, con, come dire, degli ambiti un po' più verticali, quindi cultura, turismo, agroalimentare, quello che noi abbiamo chiamato smart business in particolare, alcune azioni invece un po' più trasversali, quindi il piano smart city e diciamo un percorso per diciamo, la definizione e lo sviluppo dell'identità competitiva. All'interno di questo percorso, diciamo, abbiamo condiviso, insomma, con la struttura l'opportunità di dotarci, di iniziare a dotarci di una City Data Platform, come la chiamiamo noi, che consentisse, diciamo, di raccogliere dei dati interni ed esterni all'amministrazione di supporto alla redazione dei piani stessi, ma sia alla redazione sia in prospettiva al monitoraggio. Cioè l'idea è che in generale la città efficiente del futuro, la città intelligente, la città che cresce, non può probabilmente non essere basata su una forte governance dei dati. E questa governance dei dati No, no, lo sai richiede. che la governance dei dati ti arriva come domanda, perché lo sai che vai, Spazio per provocarti. aspetta, lo sai che lì non sfugge nessuno, perché sai che è uno dei temi che mi appassiona ormai da anni, e quindi ci arriviamo, no? Questo ci arriviamo. Però Ecco, diciamo, l'importante, però questo. finiamo la parte più tecnologica, più infrastrutturale, e poi torniamo alla governance dei dati, vai. Va Poi bene. ci arriviamo. Perché Diciamo. così ti introduco nel ragionamento. Scusa, ma insomma, a me piace Prego. interagire. Parliamo anche della parte infrastrutturale, perché abbiamo parlato di smart working. Sappiamo anche che Roma è una città vasta, una città molto ampia, ma non solo come città, soprattutto come area metropolitana. E allora io in questo momento, ormai lo sanno tutti, non sono a Roma, io abito ad Ariccia, ad esempio. Io sto in 4G, non so, quindi voglio dire, ragioniamo anche nel momento in cui stiamo pensando al territorio come piattaforma. Ricordiamoci che Roma è Roma area metropolitana, e quindi anche i Castelli Romani, cioè anche il tema è, per essere piattaforma dobbiamo essere anche piattaforma infrastrutturale. Poi arriviamo ai dati, non ti preoccupare, vai. Certo. Vabbè, allora su quest'ultimo aspetto, probabilmente insieme agli ultimi pezzi che ho tralasciato, su questo aspetto ti dico che all'interno del verticale che noi abbiamo definito smart business c'è proprio un percorso per individuare quali sono le azioni unitamente agli attori esterni principali, diciamo, di quel comparto, per consentire appunto la crescita del comparto stesso, magari meglio se in sinergia con rispetto agli altri. Quindi all'interno di quell'azione di redazione del piano Smart Business abbiamo incontrato e stiamo interagendo anche con i principali player anche del mondo delle telecomunicazioni, ICT, delle piattaforme di e-commerce, eccetera, per cercare di capire insieme a loro, da un lato anche gli investimenti che stanno facendo loro, e poi per provare a vedere se le loro azioni con le nostre possono convergere verso, come dire, una visione tutto sommato unitaria, cosa che insomma ci sembra di aver riscontrato, diciamo, sicuramente interesse e voglia, diciamo, di partecipare a questo percorso di pianificazione e di programmazione tutto sommato condivisa. E quindi l'idea di insieme banalmente avere la stessa fotografia del territorio e individuare bene le necessità su cui intervenire, anche in coerenza con i piani di sviluppo di quelle aree, no? E invece, per aggiungerti un pezzettino sull'esperienza prima e durante Covid, diciamo, della Data Platform, la cosa interessante che è emersa è che nella fase di emergenza ci siamo resi conto come quella piattaforma basata su tecnologia Fireware, che è una tecnologia promossa e sostenuta dall'Unione Europea oramai proprio per questo tipo di iniziative, usata da più di 170 città, da 15 centri di ricerca, quasi da 1000 start-up. E ci ha consentito di sfruttare, diciamo, delle disponibilità temporanee, gratuite di dati, per esempio di un operatore telefonico, per andare quindi a gestire questi big data all'interno della piattaforma
e, come dire, restituire attraverso dei cruscotti delle analisi sulle presenze, sugli spostamenti prima e dopo, che poi abbiamo voluto incrociare con i dati delle attività produttive. Per cui, per capire, soprattutto adesso nella fase di cosiddetta 2 o di riapertura o di rilancio, come, diciamo, questi fenomeni delle varie riaperture, delle presenze, sia, diciamo, dei residenti che magari dei turisti o dei pendolari, possano incidere e trovare il punto di equilibrio rispetto alla necessità di ripartenza economica, ma anche di rispetto delle misure di sicurezza. Quindi, come dire, a dimostrare che le infrastrutture digitali, secondo me, sono poi quegli strumenti più potenti per consentirci davvero di andare in una posizione di maggiore resilienza rispetto agli imprevisti, diciamo, o dei cambiamenti dovuti ai cambiamenti climatici, o ahimè, rispetto anche di quelli che abbiamo vissuto, diciamo, nell'ultime mesi. Sì, cioè, poter avere, siamo d'accordo, è un po' il tema, no? Che stiamo portando avanti anche come FPA, durante la manifestazione abbiamo proprio questo titolo delle città resilienti. Io credo che in questa emergenza ha rimesso un po' al centro, appunto, come stiamo facendo. Per questo sto sentendo molti attori legati al tema città, legati operativamente al tema città, e proprio il ruolo delle città. Lo ripeto spesso, le città sono, lo dico sempre, le istituzioni più prossime e dirette a quelle, legate a quelli che sono i bisogni dei cittadini, delle imprese, delle famiglie. E quindi la resilienza non è solo resilienza, ci mancherebbe altro, in condizioni di emergenza, ma è anche, diciamo, una capacità di risposta rispetto alla complessità. Una città come Roma è comunque una città complessa, di per sé, ripeto, strutturalmente, morfologicamente complessa, perché per passare da una parte all'altra devi passare sotto le mura, cioè così è. Quindi voglio dire, la tecnologia ci permette, anche in prospettiva, dal mio punto di vista, a meglio gestire in maniera ordinaria, perché, e quindi arriviamo alla data governance, indispensabile in situazioni di emergenza. Abbiamo visto come, appunto, il dato, ne parlo anche con i colleghi di altre istituzioni, il dato è fondamentale in questo momento, perché il dato significa decisione, la data driven decision, prendere decisioni sulla base di informazioni certe. Ma il dato è fondamentale, appunto, anche in una logica, diciamo così, di governo di un sistema complesso come una grande città. Quindi, e arriviamo dunque al tema della data governance, uno dei temi, appunto, su cui più vi sto seguendo, perché, appunto, come scherzavamo prima, è uno dei temi su cui noi ci stiamo concentrando molto. Siamo convinti, appunto, che il miglior governo delle città passa proprio dal miglior governo dell'informazione dei dati. Cosa state facendo? E su questo, come dicevo, il concetto della data platform è uno strumento anche per, diciamo, intervenire anche organizzativamente rispetto alla nostra attuale situazione, farla evolvere in una condizione più ideale per gestire, come dire, la crescita dei servizi smart che a loro volta dovrebbero contribuire alla crescita socio-economica della comunità di riferimento. In che modo? Perché l'idea è di gestire i dati attraverso questo meccanismo di un grasso data lake, diciamo, che riceve dati dai vari gestionali, dai vari assessorati dipartimenti, se guardiamo all'interno, ma interagisce anche con fonti dati esterne, infocamere, CERVED, operatori telefonici, diciamo, attori della mobilità, eccetera, in modo tale che sopra ci costruiamo, diciamo, dei cruscotti di analisi di comparto, ma che in realtà hanno, rispetto al passato, il vantaggio di poter accedere a una base dati molto più ampia rispetto a quella del loro settore. E quindi, come dire, andare a individuare dei fenomeni, a leggere dei fenomeni molto più, in maniera molto più completa, più, diciamo, integrata rispetto anche ai comparti, come si detti, vicini. Cioè l'idea è che se io ho dei dati del turismo, dell'ambiente, della mobilità, magari sono un operatore del turismo, però mi interessa sapere da un punto di vista della mobilità che cosa sta succedendo, oppure sulla qualità dell'aria, avere informazioni analoghe, perché questo diventano elementi di valore nella mia pianificazione del turismo, e viceversa. Ecco, quindi questo che cosa determina? Determina che i gruppi di lavoro nelle organizzazioni cominciano necessariamente a doversi parlare molto di più fra di loro, per costruire questa banca dati, ma per poi accedere e comprendere meglio alcuni fenomeni dei comparti a fianco, ma per le proprie finalità. E quindi, come dire, si va anche qui di più, ci si spinge in questo modo verso le logiche, le cosiddette, di piattaforma. Per ultimo, già da queste prime
attività. Noi siamo partiti dal cosiddetto verticale dello sviluppo economico, ma adesso a breve stiamo già sperimentando una prima nuovo cruscotto sulla parte della mobilità e probabilmente metteremo in pista un terzo sul turismo. Ma la cosa interessante che notiamo è che lo strumento stesso diventa anche uno strumento di miglioramento della qualità del dato, perché quando tu incroci i tuoi dati con quelli di altri, cominci a scoprire che ci sono dei fenomeni o degli elementi del dato che non ti tornano. E poi, probabilmente, piano piano approfondendo, riesci a capire che la tua base dati va migliorata perché ha dei buchi, ha delle cose che non ti eri mai accorto. Io questo è una cosa su cui cito, poi continua il ragionamento che mi piace molto, però su questo ti interrompo perché cito sempre un aneddoto che viene sia dall'esperienza degli Stati Uniti, dalla Sunlight Foundation, la prima volta che lo Stato federale mise il bilancio online in open data, la Sunlight Foundation trova degli errori e quindi, come dico sempre, c'è creazione di valore pubblico proprio nell'interazione con il cittadino, perché io creo valore, ti aiuto a controllare il dato. Ma l'aneddoto viene da quando Barca era ministro e fece il primo grande portale importante italiano sugli open data, che è Open Coesione. Si dice, e parlo di persone che erano lì, che quando il ministro prese questa decisione, nella struttura dissero: ministro, questi sono dati che noi non abbiamo controllato, erano i dati sull'utilizzo dei fondi strutturali. E la risposta di Barca fu: finché li teniamo nel cassetto, non sapremo mai se sono giusti. Ed è il ragionamento che dici tu, cioè esporre il dato, ovviamente con tutte le cautele, ci mancherebbe altro, noi dobbiamo andare fuori immondizia, quindi ci deve essere controllo, ci deve essere la qualità del dato ci deve essere, però l'interazione con gli altri, come dici tu, ti permette anche di quello che noi chiamiamo la partecipazione civica nella creazione di valore pubblico, cioè il confronto con altri operatori, il confronto con chi poi lavora su quei dati creando valore, ti dà anche la possibilità di controllare il dato, la qualità del dato e magari andare a cogliere appunto delle lacune che finché li tieni nel cassetto o li usi solo tu, vai avanti all'infinito. Senti, quindi hai trovato una buona risposta, cioè sei riuscito a mettere intorno a un tavolo i diversi operatori. Sì, diciamo, adesso in questo discorso, come dire, sto facendo cenno ad alcune attività che hanno una natura un po' più, diciamo, tecnologica e quindi riguardano più la sfera delle policy, diciamo, sul digitale. E l'altra componente che ha una natura più, diciamo, orientata allo sviluppo economico, quindi un ambito un po' più, diciamo, verticale. Però in realtà quello che sta accadendo nella nostra società è tale per cui questi confini non sono così, diciamo, netti, no? Cioè, in realtà è la digitalizzazione, come sappiamo, che sta trasformando tutti gli ambiti e quindi noi stessi dobbiamo fare questo sforzo. Io ne parlo spesso anche con i miei collaboratori, cioè che un conto è fare la gestione dei sistemi informativi e un altro conto è occuparsi di trasformazione digitale. Quindi bisogna anche che noi stessi perfezioniamo la nostra abitudine a interagire con i colleghi degli altri dipartimenti e con gli esterni, in modo tale che si parte dal bisogno della città, del cittadino, dell'impresa, per poi ridefinire il nostro servizio pubblico, possibilmente, noi siamo convinti, in un'ottica di ecosistema con gli attori esterni, in un'ottica di partenariato pubblico-privato, e poi conseguentemente quindi la ridefinizione delle nostre infrastrutture interne. Ovviamente in quella interazione con gli esterni ci sta sia l'utente finale cittadino, ma anche le imprese e coloro che operano nel mondo, come dire, IT, delle telecomunicazioni, eccetera. Altrimenti, se non ci costruiamo un po' questo quadro di insieme condiviso, noi non riusciremo a cogliere le vere potenzialità e i veri risultati positivi, No, diciamo, certo. di tutta questa rivoluzione che è in atto. Perché è un po' come quando sono arrivato qua, ho visto che c'erano già diversi progetti di innovazione in corso in realtà, però secondo me ciascuno di loro non riesce a esprimere il proprio potenziale perché erano un po' frammentati, non No, diciamo ma secondo una situazione. è il grande problema delle nostre città, cioè il ragionamento a lavorare per silos, per verticalità Esatto. e soprattutto non condividere un progetto finale. E credo che questa opportunità, questo momento, puoi chiamarlo opportunità, in qualche modo mi imbarazza anche. Sì, certo. Diciamo che questo momento di riflessione debba essere anche occasione di rivedere il tema del nostro progetto città. Noi leghiamo molto il tema delle smart cities anche al tema della sostenibilità,
Quindi evidentemente forse è arrivato il momento per tutte le città, sto parlando di Roma Capitale, di ragionare da qui ai prossimi 10 anni con degli obiettivi e usare la tecnologia come straordinario strumento abilitante per raggiungere quegli obiettivi. Sì, noi dell'amministrazione, quando ha approvato proprio il 4 febbraio delle linee di indirizzo sulla redazione del piano Smart City, e ovviamente diciamo la sequenza logica è la città come oggi uno degli elementi chiave, diciamo, nella società che può contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030. Ovviamente il digitale come un altro strumento chiave per facilitare il conseguimento di quegli obiettivi, da qui la necessità di fare delle scelte, diciamo, organizzative territoriali fra i principali attori del territorio, quindi per fare in modo che la Smart City sia, come dire, uno strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese, ma in ottica di sostenibilità. Questo è un po' il macro, diciamo. Sì, e a mio avviso questo dovrebbe essere il grande dibattito anche a livello politico. Sto parlando sempre di tutte le città, cioè confrontarsi su obiettivi, e poi capisco che ci potranno essere di differenze politiche, di sensibilità politiche nel definire, diciamo così, le gerarchie oppure le priorità per raggiungere quegli obiettivi. Su questo ci dobbiamo confrontare, cioè, sì. Non ci dobbiamo confrontare, come ahimè a volte accade, su 200 metri di rete ciclabile. Sai che sono sensibile a questo tema, essendo un ciclista urbano, e anche a volte nel tuo ufficio, nel lontano Euro, per chi non è di Roma, però sapete che l'Euro è lontano dal centro, io, come tu ben sai, da fare vengo in bicicletta, e non si tratta di mettersi a discutere, come ahimè spesso accade, su 200 metri di sì o no, ma su un progetto complessivo di città, e capire se quei 200 metri sono coerenti con un progetto di città. Questo è il tema che è forte, cioè non si tratta di capire sì o no quei 200 metri, questi 200 metri di rete ciclabile sono coerenti con il progetto di città che abbiamo in mente, e su quello bisogna confrontarsi, sull'obiettivo ultimo. Ecco, diciamo, sai che questo processo in realtà, non dobbiamo farci illusioni, non è rapido, cioè richiede un percorso di approfondimento e di acquisizione di nuove logiche che cambiano anche un po' la cultura e quindi l'atteggiamento lavorativo di tutti i livelli, sia quelli manageriali che quelli... Tu scrivi un articolo che hai scritto per noi, tra l'altro invito a andarlo a leggere sul nostro sito, se mettete Galeri Forum Piano trovate, tu dici, lo concludi dicendo, la strada del cambiamento è stata intrapresa, ma guai a parlare di rivoluzione esclusivamente tecnologica, si tratta infatti dell'avvio di una piccola, grande rivoluzione, soprattutto culturale, non abbiamo dubbi, è una rivoluzione culturale, ma anche una maturità politica, e quando faccio riferimento alla politica io intendo la dialettica politica, chi sta da una parte e chi sta dall'altra. No? Ma guarda, diciamo, però la cosa interessante, sebbene il percorso sia faticoso, complesso, perché poi richiede la capacità di lavorare in gruppo, la multidisciplinarietà, soprattutto una capacità non solo di lavorare all'interno dell'organizzazione, ma soprattutto con gli attori esterni. Ecco, la cosa secondo me promettente è che dopo un primo percorso, questo approccio secondo me aumenta la motivazione, aumenta, come dire, la convinzione che, sebbene uno non abbia capito bene, quella è la strada, diciamo, che fa ottenere dei risultati prima, perché altrimenti la complessità, diciamo, delle nostre città non è più governabile secondo gli schemi, come dire, del passato. Volevo aggiungerti una cosa su cui secondo me Roma ha un asset, almeno quello che ho riscontrato quando sono arrivato, che vorremmo anche ulteriormente valorizzare, è il rapporto anche con i comuni, diciamo, della città, dell'area metropolitana, insomma. Quindi noi in particolare, quando sono arrivato qua, c'era un importante progetto che poi abbiamo completato, portato avanti insieme ai colleghi del Dipartimento Risorse Economiche, sul sistema PagoPA. Abbiamo coinvolto, diciamo, più di 60 comuni nell'utilizzare la nostra infrastruttura per il sistema PagoPA, e tu sai che io a Brescia su quello avevo fatto una lunga esperienza, diciamo, sulle logiche del centro servizi territoriali, eccetera, per cui credo che quelle logiche valgano anche per le aree metropolitane, ovviamente in modalità diverse, perché, diciamo, nelle aree di provincia l'aggregazione è anche una modalità per andare, diciamo, a creare una massa critica che consenta anche di attrarre investitori privati e quindi evitare, ridurre il divario digitale. Nel caso delle aree metropolitane la massa critica è già data, diciamo, dalla stessa, prendiamo Roma, dalla capitale stessa, però
questa fascia in realtà intorno è una fascia che è strettamente connessa alla vita, come dire, chiedo scusa, stacco il telefono. Non ti preoccupare. È strettamente connessa, come dire, a, all'uso dei servizi della città stessa, per cui pianificare insieme, come dire, consente ai comuni che sono intorno di trarre beneficio dagli investimenti comunque dell'area metropolitana, di partecipare a dei meccanismi più standard, delle piattaforme, delle logiche, ma la città consente anche di ricomprendere nei propri servizi e nei propri strumenti anche quella fascia di utenza che poi nei fatti è comunque un utente dei servizi della città stessa, perché sono grandi fasce in cui si hanno fenomeni di pendolarismo, certo. E quindi diciamo sono gli stessi utenti della città. Non ci sono dubbi, sono i cosiddetti city users, sono le persone, esatto. Che basta andare sulle nostre consolari, consolari di Roma, e si vede la mattina, quindi, cosa accade. Quindi l'idea è man mano che creiamo questi servizi, riuscire, come dire, a coinvolgere anche loro per farli salire a bordo, diciamo, per, come dire, offrire degli strumenti in più a loro per la loro gestione, ma anche per noi, per comprendere meglio l'impatto dei loro comportamenti, diciamo, sui servizi della città stessa. Sì, fino ad arrivare, penso, a un concetto anche di shared services, cioè parlo dei temi su cui sono più preparato, mi viene in mente il portale Open Data, sicuramente il tema degli Open Data può essere un tema portato avanti in termini, no, di pubblicazione di dataset a livello metropolitano, no? Sì. Quindi, e non solo a livello del singolo comune. Io sì, prego. Su Open Data, tu sai che, come dire, Roma aveva, diciamo, già un suo portale con diversi dataset pubblicati. La parte, diciamo, che stiamo cercando un po' di attivare è quella di non solo di scaricare questi dati, ma anche di integrarli e di offrire delle funzionalità, diciamo, di interazione con questi dati integrati, anche, diciamo, possibilmente online. Quindi con l'ottica che questi dati possono interconnettersi a dei servizi che inevitabilmente, grazie all'Internet delle cose, tenderanno a essere sempre più presenti nelle nostre città. Meglio, certo. E auspicabilmente con i servizi stessi dei privati. Certo. Quindi, per esempio, sull'ambito della mobilità stiamo ragionando come migliorare un po' anche la gestione dei contratti, anche dal punto di vista dei dati, affinché dei servizi che sono offerti, di car sharing, di bike sharing, eccetera, dal privato ci forniscono dei dati che noi restituiamo unitamente ai nostri, sì. Per consentire a loro di pianificare meglio la nostra, ma anche a noi. Come sai, forse ne abbiamo già parlato, il Comune di Firenze siamo dei primi, in effetti, e in questi casi io mi sono sempre a copiare, nel senso che si tratta di rivedere i contratti di servizio in una logica diversa, perché appunto in un contratto di servizio, sia quelli nuovi, come dici tu, soprattutto legati alla mobilità, nel momento in cui un grande operatore offre a Roma un servizio importante di bike sharing con biciclette rosse senza fare i nomi, è evidente che è importante che poi che quel dato, che sappiamo che la vera, il vero valore di quel servizio, aggregato, ci mancherebbe altro, aggregato, vada a finire nel tuo cruscotto, in modo che tu capisca quando poi a servizio della politica metti i dati a disposizione, chi sono gli utilizzatori, chi sono sempre, diciamo così, in termini di profilazione, non in termini di singolo, chi sono, l'età media, i quartieri in cui si muovono, e questo ti permette di creare appunto un'offerta integrata di mobilità. Sono questi ragionamenti adesso che tu ben sai, ma li so per il nostro pubblico semplificando, so bene che tu evidentemente ben li conosci. Devo dire che Roma su questo è sempre stata all'avanguardia, anche, diciamo così, la difficile ATAC di cui, diciamo, vicissitudine sono note in termini, diciamo così, infrastrutturali, è stata una delle prime realtà a mettere in open data i dati sulla mobilità. Devo dire, mettendo anche spesso in evidenza i limiti del servizio, però almeno sai che c'è un servizio, speriamo, insomma, voglio dire, che il tema dei dati è sempre stato di grande importanza anche ad alcune municipalizzate come l'ATAC, che ripeto, ha problemi. Io devo dire che in questo settore ho trovato disponibilità a provare a far convergere un po' le cose che ciascuno aveva già fatto, sia dalla mia collega del Dipartimento Mobilità, ma anche da ATAC, dall'Agenzia Servizi di Mobilità. Quindi stiamo già ragionando insieme proprio in quest'ottica, piano piano
contiamo di riassestare un po' anche la gestione del dato all'interno di questi servizi. Raffaele, io ti ringrazio. Raffaele Gareri, direttore trasformazione digitale e sviluppo economico urbano di Roma, un ruolo decisamente importante in una bella città e complessa come la nostra città. Ti auguro buon lavoro e ti ringrazio per questa mezz'ora che hai passato insieme a noi. Grazie Gianni, grazie a voi e arrivederci a presto. Grazie Grazie, per la grazie, chiacchierata. grazie Raffaele. Grazie a Nora Sisci che fa da assistente alla produzione, grazie a Maurizio Costa che lavora in post-produzione, a volte aggiustando il segnale che arriva un po' sfalsato. Grazie a tutti i ragazzi della redazione, buon lavoro a tutti quanti e ci vediamo a Forum 2020. Vado con la Perfetto, sigla. ciao.